Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Iniziamo la nostra rassegna sportiva con la vittoria dell'Atalanta nel primo posticipo della giornata di Serie A, che ovvero è la decima, con il 3-0 dell'Atalanta appunto sull'Empoli, grazie alla doppietta di Scamacca e al gol di Koopmeiers. Per quanto riguarda invece la Lazio, all'Olimpico, nel posticipo finale di questa interessante giornata, la Lazio ha sconfitto la Fiorentina 1-0 grazie al gol di Ciro Immobile sul calcio di rigore nei minuti finali. La classifica vede l'Inter comandare con 25 punti, seguita adesso dalla Juventus, che ha recuperato 15 punti sul Milan, quindi arrivando a quota 23, mentre il Milan è a quota 22 punti. Seguono l'Atalanta, 19, 18 il Napoli, 17 la Fiorentina, 16 la Lazio in settima posizione, 15 punti il Bologna in ottava posizione, 9 la Roma 14, il Monza chiude in decima posizione con 13 punti. Per quanto riguarda la zona bassa, la Salernitana è ultima in classifica con 4 punti, con la media di 1 punto nelle ultime 5 partite, mentre il Cagliari si è scostato dall'ultima posizione grazie alla vittoria contro il Frosinone, agganciando così il treno della quota più o meno salvezza, visto e considerato che il Verona è in sedicesima posizione 8 punti, Udinese ed Empoli a 7 e il Cagliari appunto con 6 punti. Rimaniamo sempre con l'ambito calcistico: il Pallone d'Oro 2023 è andato a Lionel Messi, che si aggiudica questo prestigioso trofeo per l'ottava volta in carriera. Tra le donne invece il Pallone d'Oro è andata alla spagnola Anita Bonpanti della Barcellona. L'Australia invece ha deciso di ritirare l'organizzazione per quanto riguarda i mondiali di calcio nel 2034, rafforzando così la forza dell'Arabia Saudita, che vorrebbe ormai ospitare l'evento appunto per il 2034. Per quanto riguarda la Coppa Italia, le partite si giocheranno oggi, saranno Cremonese-Cittadella, Salernitana-Sampdoria e Bologna-Verona. 3 anni di squalifica, questa è la sanzione decisa dalla FIFA per Luis Rubiales, l'ex presidente della Federcalcio spagnola, al centro della polemica per il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso durante la premiazione del Mondiale femminile vinto appunto dalla Spagna. Per quanto riguarda invece le tennis, quindi passiamo ad un altro sport, Lorenzo Musetti è uscito al primo turno dei Master 1000 di Parigi, battuto in 3-7 da Dimitrov con il punteggio di 6-2, 6-7 e 6-3 e ora affronterà Daniil Medvedev. Per quanto riguarda gli altri risultati, Thiem ha sconfitto Wawrinka con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Demiurg contro Andy Murray è finito 7-6, 4-6, 7-5 in favore dell'austriaco, mentre per quanto riguarda lo statunitense Paul contro la wildcard Gasquet, il punteggio è stato di 0-6, 6-2, 7-6, quindi con la vittoria dello statunitense. Mentre per quanto riguarda Tfue, è stato sconfitto da Bublik, il kazako Bublik, con il punteggio di 6-3, 6-4. Per quanto riguarda invece le WTA Finals, che si stanno svolgendo in Messico, Iga Świątek ha superato in 2 set Markéta Vondroupova con il punteggio di 7-6, 6-0. Coco Gauff invece ha sconfitto la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-0, 6-1. Passiamo allo sci, sono 8 le convocate dal tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta finlandese di Coppa del Mondo, che si svolgerà dall'11 al 12 novembre. Saranno Martina Petrellini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Truschenschentrandler e Lucrezia Lorenzini, con la debuttante Emilia Mondelli. Per quanto riguarda l'atletica, saranno 1700 tra runner e professionisti, amatoriali e semplici appassionati, nei partecipanti della prima San Francesco Marathon, evento che unisce sport, spiritualità nel nome ovviamente della solidarietà verso ovviamente il santo padrone, ovvero San Francesco.
Per quanto riguarda invece i risultati dell'NBA, Charlotte è stato asfaltata da Brooklyn Nets con il punteggio di 121-133. I Chicago Bulls hanno vinto in casa di Indiana per 112-105. Brutta sconfitta per Washington Wizards contro Boston Celtics per 107-126. L'Atlanta ha sconfitto Minnesota 127 a 113. I Toronto Raptors sono stati sconfitti per 8 lunghezze da Portland con il punteggio di 91 a 99, ovviamente per Portland, mentre per quanto riguarda Dallas hanno sconfitto i Memphis per 125 a 110. Bella vittoria invece per Milwaukee contro Miami per 112 a 114. Mentre uno dei big match, ovvero New Orleans Pelicans contro Golden State, il risultato è di 102 a 130. Oklahoma invece vince di 12 punti contro Detroit, ovvero 124 a 112. Lunghezza minima anche nella sfida tra Denver e Utah per 110 a 102 in favore di Denver, mentre i Los Angeles Lakers hanno vinto per 3 punti contro Orlando Magic. Per quanto riguarda invece la Lega di basket, Gevi Napoli contro Virtus Segafredo, il punteggio è di 75 a 88, ovvero 22-23 il primo quarto, 6-23 il secondo, 20-21 il terzo quarto e poi 27 a 21.